Antonio Adamo, vice sindaco di Nole e precursore del progetto Vela, di quello che è stato fatto in questo tempo. Ci spieghi il progetto Grandi Linee? Buongiorno. Precursore sì, però non da solo. Dietro c'è un gruppo efficiente di professionisti e di amministratori. Vela. Vela cosa vuol dire? Acronimo di Venezia Lanzo. Questo progetto che va a unire 12 comuni sul nostro territorio, su 125 chilometri di piste già una parte esistenti, una parte nuove, una parte ovviamente che vengono riqualificate, piste dove non sono legate tra di loro e finiscono a sé. Con questo progetto di riqualificazione nuovo sul nostro territorio si vuole mettere in sicurezza tutto ciò che è urbano e interurbano, con collegamenti tra le stazioni, l'aeroporto, centri commerciali, parrocchie e scuole. L'intento è riuscire a dare un nuovo significato sulla percorribilità del nostro territorio per i nostri figli, per le persone. Potersi muovere come si faceva una volta, facevano una volta i nostri nonni, in bicicletta, utilizzare la bicicletta. E qui intervengono le amministrazioni. È compito dell'amministratore dei comuni mettere in sicurezza questi percorsi, perché diversamente nessuna famiglia può in qualche modo con responsabilità mandare i propri figli in giro per il paese. Il lavoro è stato concluso come progettualità, abbiamo ovviamente consegnato il plico documentale del progetto il 23 marzo, adesso per fine maggio dovremo avere dei risultati. Per quanto ne sappiamo hanno partecipato 49 enti e sono veramente tanti, questo a dimostrare che finalmente anche in Italia, in Piemonte, c'è sensibilità alle biciclette e alle piste, sia per chi va a piedi sia per chi va in bicicletta. Quante amministrazioni hanno partecipato a questo progetto Vela? Hanno partecipato 12 comuni, partendo da Lanzo, Lanzo ovviamente, poi abbiamo Cafasse, Robassomero, sulla riva sinistra abbiamo Villanova, Nole che è capofila, Cirié, San Maurizio, San Francesco, San Carlo, poi scendiamo a Caselle, Borgaro e andiamo a concludere a Venaria. L'ambizione è quella anche di collegare i due parchi, cioè il parco delle Vaude con il parco della Mandria. I costi di questo progetto? I costi di questo progetto complessivamente sono 2 milioni e 900 mila euro, di cui 1 milione e mezzo è cofinanziato dalla Regione. Il restante viene messo ovviamente in proporzione da tutti i comuni. Paolo Gremo, vice sindaco di Caselle, è aderente al progetto Vela. Ma è un progetto sicuramente importante, un progetto di mobilità sostenibile, un progetto per l'utilizzo della bicicletta non solo come passeggiata domenicale, ma la bicicletta come mezzo di trasporto da usare tutti i giorni, diciamo con utilità per raggiungere le ferrovie, per raggiungere gli aeroporti, per raggiungere dove ci sono i grandi centri di diciamo partenza dei mezzi di comunicazione. Noi chiaramente, essendo il paese che ha sul territorio l'aeroporto, la futuro sviluppo delle aree intorno all'aeroporto, chiaramente abbiamo creduto molto, abbiamo fatto sì di creare dei percorsi ciclabili che fossero veramente di utilizzo dei cittadini. La bellezza di questo progetto, oltre al progetto stesso, è anche il fatto che molte amministrazioni del territorio abbiano fatto fronte comune e abbiano iniziato a pensare ad una riqualificazione del territorio su ampia scala. Non più ogni comune lavora per il proprio territorio, ma questo territorio deve essere collegato tra più comuni proprio per rendere fruibile la progettazione a tutti i cittadini. Ugo Papurello, sindaco di San Carlo. Con questo progetto Vela state cercando di recuperare comunque tutti i percorsi delle Vaude? Ma il progetto Vela in futuro sarà collegato anche con i sentieri e i percorsi delle Vaude. Certamente in questo momento ci gira attorno perché
la Vauda in quanto tale, tutta la parte recintata è ancora di proprietà dell'agenzia militare. Attualmente è in corso di passaggio le competenze e la funzione dall'ufficio tecnico territoriale del Ministero della Difesa per il settore armamenti al reparto del Genio. Successivamente il nostro interlocutore cambierà e dovremo interloquire con l'agenzia territoriale del Demanio e vedremo come è possibile venirne in possesso per poter utilizzare le strade, faccio per tutte la strada delle Pecore e la strada quella che da Lotti la Pieva verso la Vedetta Bianchi, che sono territori, che sono strade che possono essere percorse in bici, a piedi, da cavallo e che sono i primi due punti che ci interessano in modo particolare.